vabbè, un pomeriggio che dice, sai cara, sono uscita, sono andata lì, sono andata là, vabbè. Ma uscire alle 10 di sera, sai cara, finito le sigarette, vado a comprare le sigarette. Oh, sono le 8 del mattino e non è ancora rientrato. Ma che credi di prendere in giro? Ecco, ho telefonato tutti gli ospedali. Non c'era, all'auditorio, non c'è, non è successo niente, nessun incidente. Tutto tranquillo, una nottata tranquillissima. Ma lui non si vede ancora. Eh sì, adesso chissà quale scusa, quale diavoleria mi tirerà fuori. Povere donne, cosa dobbiamo subire? Cosa dobbiamo subire? Uomini tutti uguali. Lo diceva mia madre, non ti sposare. Ma mi sono sposata fuori, ma cosa mi sono sposata? Stavo tanto bene da sola in video. Quelle donne che stanno da sole, le single. Quelle hanno fatto la scelta giusta. Fare le single. E meno male che non abbiamo figli, meno male. Meno male. Adesso chissà quando arriva quello. Ma cosa non mi faccio? Mamma mia, se l'avessi sotto le mani, lo torce! Lo torce. Ma che sentire un rumore. Ah! Ciao, amore. Sei arrivato? Ma ancora sveglia. Ancora sveglia? Sono già sveglia! Come già sveglia? Aspetta, vado un attimo a comprare le sigarette e torno. Un attimo, fammi mettere a posto, guarda, sto tavolo qui, guarda che casino! Lui cosa fa? Pensa solo a divertirsi! Sì. Pensa solo a andare in giro, sì? Mi fai proprio schifo! Sì. Sì. Ecco. Allora, sono andato a comprarmi le sigarette, si va. Vede che sei andato a comprarti le sigarette. Non è che uno, ci vuole poca fantasia per crederti. A prendere le sigarette sei andato? A prendere le sigarette, sì. Che faccia, oh, ma ce ne vuole di coraggio, eh? Mettiti a posto. E ciò parlato. Non so cos'è che mi sta tenendo, non lo so. Domani facciamo una bella cosa. All'avvocato. Dell'avvocato. Mettiamo subito in chiaro le cose perché io, guarda, questa vita non la faccio più. Ah, scusa, perché devi andare dall'avvocato? Cosa è successo? Niente. Ti è successo qualcosa a te? Niente. Ah, ti ha comprato le sigarette? Ecco, sei andato a comprarti le sigarette e ci hai messo una bellezza di 10 ore. 10 ore per comprare, cosa vuoi che siano 10 ore? No, aspetta, devo raccontare come è successo. Allora. Sono andato qui dietro, qui all'angolo, lo conosci il tabacchino. Sì, dopo la chiesa di San Francesco. Nicola Pecco. La casa. La Pecco. Sono andato? Era chiuso. Era chiuso. Guarda che c'è anche il distributore automatico, sai? No, non funzionava, era qua. Valeva, sono andato in via Medaglia, ho fatto un giretto così per cercare un tabacchino, ho tutti chiusi. Sono salito su, Borgo Vecchio, e l'abbiamo trovato aperto. Solo che c'era una fila. C'era un'ora in fila, un'ora, pieno di gente. Mentre aspettavo così. Mentre aspettava. Si è addormentato. No. Ho incontrato. Dai. Non te ne ricordo. Gavino e Pino! Gavino e Pino, te li ricordi? Me li ricordo, fai dimenticati due così. Donnaioli di prima categoria! Donnaioli, sì. Ma fanno altro, non fate! Ma cosa donnaioli? Sì. Fanfaroni. Sì. Pino e Gavino, che poi Gavino il soprannome si chiama Luca. Sì, o no? Luca. Sì. Gavino, così. Sì. Gavino. E quindi, come ti dicevo, sono messa a parlare, di più del meno, di discutere. Sono ricordati le vecchie storie. Quelle dello sport? Sì. Quelle a fedeste.
buono da questi qua. Sì, vabbè, eh? Niente. E così, parlando, se sì, parlando, parlando si deve arrivare, anche al tabaccato. No, aspetta. Aspetta, allora, io non so, sono qua. Te l'ho detto, eravamo da molto che non ci vedevamo, no? Sì. L'abbiamo detto, perché rimanere qui, in mezzo alla strada? Dai, perché andiamo in un bel ristorantino? Ecco. Siamo andati a mangiare in un ristorante. Siete andati a mangiare in un ristorante? Un ristorante. Oh, che faccia tosta. A me adesso che però ci volete mangiare? Un po' di langorino. Capito? Sì, dai, andiamo. E io poverino, sempre a casa, eh? Non mi portasse qualche volta, mi portasse qualche volta. Dovevo andare con quelle sigarette. E allora, che siete andati al ristorante, che cosa avete fatto? A proposito, quale ristorante che a quell'ora, a parte l'aerosport, sono tutti chiusi? Quel ristorantino dove avevo portato anche a te, te lo ricordi? No. Come? No. Saranno 20 anni che non mi porto fuori. Quella è la rotonda sul mare. La rotonda sul mare. In montagna. Sì, perché cucinano pesce, sai. Ho capito. Pesce fresco. Pesce fresco, sai, Gavino. Fabio Luca. Gavino Luca, sì. Ti piace il pesce? Piace il pesce. Siamo andati a mangiarci un pesciolino. E poi abbiamo preso. Vediamo un po', siete andati per mangiare il pesce, poi alle 10 cosa avete mangiato? Noi. Avete mangiato? Siamo arrivati tardi. Siete arrivati tardi, il pesce era finito. Beh, il pesce era finito. E cosa avete mangiato? Se il pesce era finito, un po' uno caldo, dove si fa il pesce, chissà cosa avete mangiato. C'è andato un antipastino. Antipastino? Sì, il solito. Poi solito? Primo. Solito che cos'è? Solito, la cioè? Vediamo come sei sincero, vediamo come ti ricordi, se è verità lo sai dire subito. Che cos'era? Prosciutto e olive. Prosciutto e olive. Prosciuttino, fettino. Capito. Poi hai mangiato anche qualcos'altro? Che hai mangiato? Salmone. Il primo. Ovviamente. Ah, hai mangiato il primo, ecco. Dopo l'antipasto. Primo, no? Perché tu hai mangiato di più? Dai, veloce, vediamo, oh, vediamo se è vero. Vediamo se è vero. Cannelloni alla puttanesca. Cannelloni alla puttanesca. Vabbè, vi senti proprio il menù adatto a voi tre. Perché? E poi cosa hai mangiato? E poi dopo l'antipasto, il primo, il secondo, no? Il secondo. E cosa hai mangiato di secondo? Dai. Dimmi cosa hai mangiato di secondo. Castrato con finocchi. Poi? E poi il dessert. Anche il dessert si è mangiato? Sì, avevamo fatto a fare. Cos'era? Guarda la camicia, voglio parlare. Pulisciti meglio! Semplice. Semplice, semplice. Semplice. Cioè? Sant'Onore. Sant'Onore. Hai capito? Sì. Hai capito i signorini come si trattano bene? Sì. Dopo comprare le sigarette. Era molto buono. Sì, avevano fame. Bingo! C'è qualcuno alla porta. A quest'ora. A quest'ora? Disgraziato di tuo marito, che 2 anni che non lo vedo, che disgraziato. Bellissimo. Due minuti, ma mi sembra un secolo che non lo vedo. Dov'è? Quel disgraziato, eccomi. Ciao. Allora, come va? Tutto bene? Tutto bene? Come va? C'è quello qui di passaggio. Guarda, stavamo proprio litigando. Cioè, sono arrivato così, ero qui di passaggio, dico, ah, quasi quasi mi vado a prendere un caffè, va, sì. Rosanna! No, ma non sta male tua caffè. Madre, te ne dovevi andare. No, io adesso rimane qua con voi. Perché io voglio fargli
Vuole picchiare un po' con lui? Non ti fidi di me? No, per carità. Senti, 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 senti. Scusa, la senti diversa, ma... Il caffè me lo fai dopo, il caffè. Caffè. Sì, prima facciamo una chiacchieratina perché... Non che... Ma voglio farti qualche domanda. Qualche domanda? Va bene, va bene, grazie. Vabbè, che problema c'è? No, perché sai, tanto tempo che non ci vediamo. Sono 2 anni che non ci vediamo. No, basta, basta là. Allora, ti volevo dire, ma... Dove siete andati ieri sera? Dove siamo andati ieri sera? Siamo andati? Siamo andati ieri sera? Sì. Non siamo andati? Cioè, ieri sera siamo andati, c'era c'era uno che aveva una pancia così. Una pancia della miseria che c'era. Una che se, e poi si ballava anche, ballava alla grande proprio. Uno con una pancia così, cioè immagini con una pancia così che balla. È una cosa proprio come è. E poi, oh, guarda che la tua faccia è una cosa del genere, ma ti do un ciuffone, si diceva quella. Con la pancia cosa vuoi? Occhio, gli diceva sempre così, faceva santo, no, e ballava, sempre con la pancia così, che girava, con la pancia più bassa, perché girava un sacco, girava un sacco e così girava, con la pancia che ballava insieme, che ballava, va, il coso. Dici, ma quanto si balla qua? C'era uno che nuotava, doveva essere bravissimo, il campione italiano di nuoto. Ci sono bravissimo poi. Era bravo, c'era tutte le cose ondulate così, che ondulavano, che faceva un caldo alla miseria, c'era tutti sfidati, erano lì, e quello che nuotava tranquillo, e c'era uno che ballava. Un bel posto, diciamo, è tutto rotondo, tutto una rotonda sul mare. Cacca, l'hai visto? Cosa ti ho detto? Dai, basta! Ma quale basta? E cosa avete fatto sulla rotonda sul mare? Cosa abbiamo fatto sulla rotonda sul mare? Abbiamo guardato il mare? Abbiamo visto la rotonda, ci siamo andati di cassettone e niente. Così, di cassettone e niente. E niente così. Con la punta del trapano. Cassettone e niente, martellate, cassette, tutto c'era. Doveva essere un dentista. Che faceva tutti quei lavori e poi si mangiava tutta la cosa a mangiare. Scusa, ha una rotonda sul mare e un ristorante si va a mangiare, no? Cosa vuoi che abbiamo fatto? Smettila! E cosa avete mangiato? Cosa abbiamo mangiato? Io ero a dieta. Il medico mi ha detto non mangiare che poi ti fa male lo stomaco, è vero, ti fa male lo stomaco, però sai cosa... Ma cosa ti agiti? Ma stai tranquillo! Sai cosa ho detto? La mal di pancia, sì. Sai, a mangiare. Sì. Niente, eravamo andati a mangiare e io ho detto, ma si mangia, chi se ne frega? Mi sono fatto una pancia così, lo sai qua. Se ne frega del medico, vai cagare. Si vive una volta sola, si vive. Così si fa. Sì, sì. Cosa hai mangiato, dai? Cosa ho mangiato? Sì. Ho mangiato un dito. No, un dito di roba proprio. Un dito di pop che andava indietro. E poi andiamo avanti, abbiamo mangiato 10, abbiamo mangiato, cosa mi mangiato? Abbiamo mangiato l'antipasto. Sono un po' confuso di là. No, che non mi ricordavo bene. Vino. Abbiamo bevuto proprio un casino. Vino era buono? Vino era buonissimo. Sì. Un bicchiere di vino. No, è meglio di no. E cosa avete mangiato di antipasto? Dai? Antipasto, cosa abbiamo mangiato di antipasto? Abbiamo mangiato che c'è. Cosa abbiamo mangiato? E che c'era un tipo che si lavava la forza. Se ne insaponava proprio bene.
non so perché. E lì, ciao, sto chiodo fisso di insaponarsi questa cosa, poi quella mica è una coscia normale, un cuscione grosso proprio così, e se lo strofinava così, se lo strofinava, si mangiava proprio in peli, sai che uno quando si insapona tutti i peli fanno così, no? E allora per le peli, non capisco, pieni di sapone proprio, una schifezza unica, non so perché. Una cosa proprio abominevole, faceva schifo così. Sì, 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 e poi si grattava, si mangiava questi peli, che era una cosa proprio che faceva schifo. Non so proprio cosa facesse, questo coscione così, io guarda che ti faccio un culo così, non so perché si mangiava, questo coscione che era il prosciutto. Il prosciutto, abbiamo mangiato il prosciutto, disgraziato. Vai a cinema la sera. Poi abbiamo mangiato, no io guardo, c'era solo col prosciutto me l'ha gonfiato. Le palline si sono mangiate, non c'era uno. Ci davano le palline da mangiare quei là. Gli occhi di Santa Lucia. Non so cosa erano buonissimi. Poi gli spiegava perché non capisco. Uno che dice, vabbè, tu dici, ti mangi le palline, gli occhi, cosa ti puoi fare? Non li mangiare, no! Cosa li mangi a fare? Si infizzava la mano, aia! Crudele proprio, che una povera mano che gli ha fatto niente. Sempre li sento che buttava gli peli che erano prima l'acqua, c'era il peli dentro e per forza uno che erano buoni le palline, sì, erano proprio palline erano, sì, somigliavano palline proprio, cioè, erano le olive, le ha mangiato tutte le olive, dai. Cosa? No. Mi ha mangiato le olive. E poi non c'è altro. No, basta, guarda, io veramente non ce la facevo più. Però mi insistevano a mangiare, mangio, che te ne frega. E io avevo preoccupazione del mio stomaco, però sai, ero lì in compagnia che fa i rifiuti e non si può rifiutare. Poi, il medico che mi diceva mangiare che ti fa male, chi se ne frega del medico, vai e mangia, chi se ne frega del medico e mangia tutto, ma hai mangiato tutto, mangiato, via, pensa a te, guarda un po', sai, cosa ho mangiato, come dopo ho mangiato, cosa dopo l'antipasto, ho mangiato, l'uno, mi sono sparato l'uno e via, e chi se ne frega, vai a cagare medico, ci lo frega, l'uno con 10, con 0 il primo, mi sono mangiato il primo, e vai, chi se ne frega. Sono contenta, sai, cosa hai mangiato di primo? Cosa ho mangiato di primo? Sbagliato. Cosa ho mangiato di primo? Mangiato di primo? Dei tuboni della Madonna, dei cosoni rotondi, c'erano dei tipi che avevano dei cosoni a tralizzo proprio, cose, no, andavano anche di traverso, erano enormi, erano grossi, sembravano dei cannoni che erano buoni da mangiare, cannelloni da mangiare. E cannelloni erano secondo me tuo marito c'è qualche problema, secondo me dovresti portarlo dal psicologo, c'è qualcosa che non mi convince tanto, ultimamente mi sta facendo sì, è un fetente, guarda, fetente, la ghigliottina ci vorrà per certa gente, ci vorrà la body. Un cannellone 50.000. Due cannelloni 100.000. Sono comitive, vai!
bambino, ma sei scemo? Ma per l'amor di Dio! Ci girava la macchinetta qua! C'era la macchinetta che ci girava, dice cosa. Si vede che facevano anche loro una tombola! Hai capito? Anche lì si faceva la tombola, dici. Si faceva la tombola con la macchinetta che girava così. No, aspetta, ci assomigliava molto. E dice piano, vai piano, mi raccomando, vai piano e stai attento a quello che fai. Diceva, guarda me che giro la macchinetta. Un attimo, aspetta un attimo, e ci girava proprio, che ci girava il cannellone alla puttanesca. Disgraziata. Come si è accaldato, povera mia stella, guarda che vai a cinema la sera, telegrafo. Ma parlare con te stamattina mi sembra di parlare con quelli aperti sul rotto, ci sai? Ogni tanto mi prende, mi prende ogni tanto, devo essere sincero che ogni tanto mi prende. Mi succedono queste cose lì, che sì, è per questo che sono andato dal medico. Vabbè, adesso finiamo di parlare, io ti faccio un bel caffettino. Sì, il caffè, guarda, mi ci vuole proprio un caffè che sono proprio come scuola, si vuole. Ti metti a tuo agio perché. Sì. Sì, dimmi, Rosanna. Abbiamo mangiato pure qualcos'altro. Abbiamo mangiato qualcos'altro e vai, ma chi se ne frega della dieta, vai, ci si è sparato pure il due, vai con due, vai, chi se ne frega, via, i due, con 20 ce n'erano, 20, ce n'erano 22 lì, 22 tutti in fila, ci siamo sparati, il secondo ci si è sparato, via. Abbiamo mangiato 10 rovi, che c'erano tutti dei tipi che si tagliavano il pisellino, giù, pisellino da una parte, pisellino dall'altra, via, chi se ne frega, giacchete, via il pisellino di là, giacchete. E stavo senza pisellino, una cosa schifosa, senza pisellino stavo, proprio atroce, una cosa vergognosa, in mezzo alla strada, come fai a vedere tutti i pisellini sparsi lì? Tutti i pisellini sparsi per terra c'erano, sacchi di pisellini, erano tutti castrati, erano, castrato. Pancia della miseria proprio, che non avevo. Ma hai mangiato per caso che il dolce?
No, veramente io non volevo più mangiare proprio niente, io lo so, proprio, non ce la faccio più. E invece vai che ci do ancora, mi sono cosa abbiamo mangiato? Cosa abbiamo mangiato? Abbiamo mangiato un cane bastonato. Avevo un caldo che sudava tutto. Abbiamo mangiato. C'era un caldo incredibile. C'era un caldo, ci sudava senza niente addosso. Ci sudava, ci pegavamo pure i vestiti che ci sudava un caldo. Che abbiamo mangiato. Cosa abbiamo mangiato? C'era tutta una cosa di sale. La sabbia c'era anche, al mare c'era anche la sabbia, c'era la sabbia con un caldo incredibile faceva, e c'aveva uno che c'era un mal di schiena qui dietro, c'aveva dietro qua, un mal di schiena incredibile. Tanto è che c'era venuto una roba, anzi due coppe c'era venute, la miseria, due coppe l'una dietro l'altra, proprio sembrava un cammello, sembrava un cammello. Abbiamo mangiato il deserto, dopo il primo, il secondo, e cosa vuoi mangiare? Il deserto? No, anch'io, lei non ci crede, boh. No, ci devi credere, credici. Cos'era? Cosa? Questo dessert. Cos'era il dessert? Un dessert. Un dessert. C'era. Un saldo. No. Un re. No. Un saldo. No. Un re. Sei picchiato. Buonissimo, disgraziato, si prende la mappa. Vado io.